sequenza che abbiamo un architetto italiano, anche se residente diciamo a Parigi, anche un po' a Napoli, e quindi il Umberto Napolitano che rappresenta qui se stesso lo studio LAN, che è uno studio di architettura ma anche uno studio che cerca di pensare, mi sembra, intorno all'architettura, è un ottimo modo per cominciare la sequenza di quest'anno. Umberto ha portato questa tradizione italiana, direi, nella professione internazionale, cioè quella di ragionare continuamente sulla città, sui luoghi, sul senso, sulle tecniche, sulle conoscenze della professione. Nando il Local Architecture Network con l'idea di considerare l'architettura non come una risposta a una domanda, quindi lontanissimi dalla traduzione del moderno, dall'idea che la forma segue la funzione, ma piuttosto l'idea di utilizzare il progetto come un utile per interrogare la società. L'architettura deve uscire dal limite disciplinare e nutrirsi per nutrire lo sguardo che ci permette di interpretare il modello sociale contemporaneo. È possibile forse creare un modello ibrido tra la casa unifamiliare e l'alloggio collettivo? Prendere la qualità della casa unifamiliare, prendono anche le qualità dell'alloggio collettivo, quello di condividere le risorse, occupare meno territorio e farne un unico modello ibrido.